Ciao ragazzi e benvenuti ad un nuovo video. Questo, come potete capire sicuramente già dal titolo, sarà un video diverso dai soliti. Non sarà un video che faccio per ridere, per scherzare o per parlarvi di make-up o di bellezza come faccio di solito, ma sarà un video piuttosto serio, anche se appunto i contenuti che voglio portare sul mio canale sono sempre contenuti allegri e che possono portarvi il sorriso e migliorarvi la giornata o anche quei pochi minuti in cui li guardate, ma mi sento in dovere di fare questo video per due motivi molto importanti. Il primo è per spiegarvi la mia assenza nelle ultime settimane, cosa è successo. Vi avevo menzionato su Instagram che avevo avuto uno spavento, insomma, collegato alla salute, e vi ho anche detto che ho dovuto sottopormi ad un piccolo intervento, quindi volevo spiegarvi per bene la situazione qui su YouTube, in un video in cui posso parlare, insomma, più apertamente, ma soprattutto voglio fare questo video per sensibilizzare le persone sul tema. Forse perché dopo che è successo a me, mi rendo conto di come si pensi sempre che succede, cioè che può succedere agli altri, ma a te no. C'è sempre questa mentalità, questo pensiero del vabbè, ma tanto a me non succede. E invece non è così, invece può succedere. E io ovviamente sono la prova vivente di ciò, non solo io naturalmente, ma qui vi racconto la mia esperienza. Vi spiego un attimo quello che ho avuto e poi vi racconto come è successo il tutto, perché mi sono ritrovata dall'essere a cena con una mia amica, ad essere in sala operatoria dopo pochi giorni, ed è stato tutto molto veloce, rapido, e non ho neanche avuto il tempo praticamente di accorgermi di niente. Sicuramente avrete sentito la storia di Valentina Ferragni, che ha avuto un tumore maligno, un carcinoma, qui nella fronte, e mi è successa la stessa identica cosa. Vi racconto di questa notizia prima perché so che sicuramente ne avrete sentito parlare ed è esattamente quello che è successo a me. Praticamente è capitato così, voi lo sapete, una delle mie migliori amiche, è un medico dermatologo, ma io ero a casa sua, proprio l'ultima volta che sono stata a Trieste, ero a casa sua chiacchierando, così mi è venuto, spero di essere a fuoco ragazzi, mi è venuto in mente di farle vedere quello che pensavo io fosse un neo sulla schiena, che purtroppo non potevo vedere, però molto spesso mi prudeva, mi dava fastidio, e mi faceva comunque male. Però non ci ho fatto caso e appunto io pensavo si trattasse di un neo. Era della grandezza, possiamo dire, del mio mignolo, dell'unghia del mio mignolo, solo dell'unghia, quindi piccolino. Vi metterò magari anche qui la foto, insomma, sembrava un neo, io ho anche nei sia chiari che scuri, chi ha la carnagione chiara può avere anche nei molto chiari, ma comunque brutti. Insomma, io pensavo fosse un neo, appunto, poi è venuto fuori che non era un neo, e l'ho fatto subito vedere a questa mia amica, che pur non essendo in studio, perché eravamo a casa sua a mangiarci una pizza, aperitivo, poi pizza, insomma, io mi sono proprio ricordato, faccio, senti, dammi un'occhiata a sta cosa, che ogni tanto mi dà fastidio, non so che cos'è, è un neo, ogni tanto mi dà fastidio, mi fa male, mi prude, insomma, guarda un attimino, e appena lei l'ha visto la faccia che ha fatto, e mi sono un attimino preoccupata, grazie al cielo aveva anche il dermatoscopio, che è l'attrezzo con cui si va a vedere, praticamente la pelle, ok, da vicino, tipo un microscopio però per la pelle, un dermatoscopio, dermapelle. È andata a controllare e anche lì ha fatto una faccia che tipo, insomma, mi ha preoccupato un pochino, perché lei non vuole farmi preoccupare, ma mi sono resa conto dal silenzio. Mi ha detto che assolutamente andava tolto, che appunto sembrava un neo, ma non era certa. Poi ovviamente va analizzato, insomma, si fa l'esame istologico. Una volta che un neo o un tumore viene rimosso, poi si fa appunto dopo 30 giorni. È pronto l'esame istologico dopo l'analisi per capire esattamente di che cosa si tratta. Però mi ha detto sicuramente devi toglierlo subito. Tra l'altro io le ho chiesto se potevo aspettare un mesetto perché appunto avevo il viaggio in Sardegna da fare dopo poche settimane, dopo pochi giorni.
E lei mi ha detto assolutamente no, lo devi fare tipo subito, vai lunedì. Era tipo venerdì, mi ha detto vai lunedì, mi ha dato il, insomma, il numero di, del, tra l'altro il primario di chirurgia plastica. Lui lunedì non era in città, era fuori. È tornato dopo 3 giorni, insomma, quindi io da quando lei mi ha visto questa cosa sulla schiena a quando l'ho rimossa è passata, no, una settimana, sono passati tipo 4-5 giorni, perché ho dovuto aspettare che il chirurgo rientrasse a Trieste, altrimenti l'avrei fatto subito. Però appunto sono passati pochissimi giorni in cui io sono dovuta tornare ad Amsterdam, perché altrimenti i gatti restavano soli, trovare qualcun altro che stesse con i gatti in quei giorni. Poi sono dovuta rientrare a Trieste per andare appunto a fare questa operazione. Devo dirvi che non ho avuto paura, perché già avevo tolto un neo anni fa, anche se lì la cosa non era così grave, non era così urgente, mentre questa volta era di estrema urgenza che io lo togliessi il prima possibile. E quindi appunto dopo pochi giorni sono andata nel reparto di chirurgia plastica. Comunque anche il fatto che mi desse fastidio, diciamo, non era una buona notizia, ecco, il fatto che lo sentissi, che era diventato più grande, che lo sentivo che mi dava fastidio, non era una cosa positiva. Comunque l'ho tolto, io ero inspiegabilmente tranquilla, forse perché appunto avendo già tolto un neo nel 2017, credo fosse il 2017, ve ne avevo parlato, quindi lo sapete, quindi sapevo già. E poi io non ho paura, lo sapete, io ho avuto tanti di quei problemi di salute quando ero piccola, che per me tipo aghi, tubi, cioè qualsiasi cosa a me non fa impressione, niente, cioè mi potete fare di tutto, veramente io, cioè, no, non mi interessa, non sento neanche quell'ansia, quella paura. Pensavo che l'avrei sentita in ospedale, ma non mi è mai arrivata. Io tranquillissima, non ho fatto l'anestesia, insomma, rimosso tutto quanto, poi ho avuto la medicazione e i punti per un po', tant'è che quando sono andata in Sardegna io dovevo tornare in ospedale a togliere i punti, ma non potevo spostare le date della Sardegna, perché era, cioè, per lavoro erano già decise da un sacco di mesi, quindi insomma anche togliere i punti, poi l'ho fatto in Sardegna, è stato difficoltoso, ma ce l'ho fatta. Adesso mi ritrovo con una cicatrice grande più o meno così sulla schiena, che è la seconda che ho, appunto perché avevo già tolto un neo. Ma quello che abbiamo scoperto, e per questo sto facendo questo video solo adesso, perché l'esame istologico, il risultato l'ho avuto ieri, e praticamente è, adesso vi leggo direttamente dalla diagnosi, ed è venuto fuori che è un carcinoma basocellulare. Il carcinoma basocellulare è un tumore maligno della pelle che cresce inesorabilmente, anche se molto piano. Sto facendo fatica ancora io a realizzare che si sia potuto trattare di un tumore maligno, però e questo mi è successo. Mi fa assurdo il fatto che io già volevo chiedere alla mia amica di controllarmelo a febbraio, quindi mesi fa, e poi un po' non ci ho pensato, un po' mi sono detta stupidamente, se glielo faccio vedere sicuramente me lo fa togliere, quindi vabbè, glielo faccio vedere la prossima volta, quindi vabbè. Ma io appunto sto bene, l'abbiamo rimosso, devo solo fare le visite ogni anno per essere sicura, perché purtroppo avendo una pelle così chiara, cioè calcolate che io mi sono svuotata il barattolo di autoabbronzante in Sardegna, ok? Dove potete capire, non ho voluto più prendere il sole a causa di quello che mi è successo, tra l'altro sulla cicatrice non potevo nemmeno, quindi la mia carnagione è molto più bianca di così, io così ho l'autoabbronzante, per farvi capire che sono un soggetto molto a rischio, un fototipo, cos'è, 1 o 2, comunque molto chiaro, soggetto a rischio. Tra l'altro mi spiegava la mia amica che questo tipo di carcinoma, tra l'altro solitamente, io sono totalmente
fuori, come un po' è successo a Valentina Ferragni, stesso discorso, siamo fuori statistica, perché solitamente questo è un tipo di tumore che si presenta in età avanzata, cioè dopo i 50 anni, a persone che hanno fatto lavori in cui sono state esposte al sole ogni giorno, per tutto il giorno, senza mai una protezione. Quindi magari un contadino che è stato tutta la vita sui terreni senza protezione, oppure bagnini che si fanno tutta la stagione sotto il sole magari senza protezione, insomma persone di una certa età che hanno fatto un tipo di lavoro nella vita, che sicuramente non è il mio caso, è raro trovarlo in soggetti giovani, quindi non, nessuno si aspettava che potesse trattarsi di questo. Volevo fare un piccolo discorso anche sul fatto che ovviamente saranno cambiati i tempi, erano gli anni 90, era diverso, però a me, che comunque sono bionda, occhi chiari, estremamente chiara e quindi molto più a rischio tumore della pelle rispetto ad altri soggetti, e ho anche tantissimi nei sulla schiena, eppure denunciando un po' questa cosa vorrei fare anche questo video, perché nessuno mi ha mai detto, nessun medico mi ha mai detto che, essendo io appunto un soggetto molto a rischio, dovevo stare attenta, e nessuno mi ha mai insegnato come applicare la crema, quando applicare la crema. Io ovviamente sono cose che poi, una volta cresciuta, una volta che mi sono appassionata al mondo della bellezza eccetera, quindi appena dopo, diciamo, le scuole superiori, e poi quando ho conosciuto la mia amica che è dermatologa, quindi ormai si parla di 15 anni fa, da quel momento in poi io mi sono fatta una cultura che ho poi condiviso con voi, ma io vi sto parlando di quando ero piccola, quindi ben prima di finire le superiori, ben prima di iniziare a fare video YouTube eccetera eccetera. Nessuno, né il mio pediatra né il mio medico di base, che sicuramente avevano altre priorità per quanto riguarda la mia salute, perché appunto io sono stata, ho rischiato la vita da piccola per un'allergia ad un farmaco, insomma è tutta una storia molto lunga, ma sono stata molto male da piccola, ho avuto diverse operazioni eccetera, quindi lo so che il mio pediatra aveva altre priorità, ma ciò non toglie che il mio pediatra e il mio medico di base poi non mi hanno mai detto: guarda, tu sei fototipo 1, sei un soggetto a rischio, hai molti nei. Bastava anche mezz'ora di educazione della pelle, non so come chiamarla, ma così come si fa l'educazione sessuale, andrebbe anche fatta un'educazione per quanto riguarda la salute della pelle e il rischio dei tumori della pelle, specialmente visto che sono nata in Italia, dove c'è la cultura dell'andare al mare, dove tutti vanno al mare, tutti si abbronzano e il sole è forte. Nessuno mi ha mai detto cose che io invece avrei dovuto fare da piccolissima, cioè applicare sempre solo la crema 50, applicare la crema 50 non quando arrivo già in spiaggia, ma quando sono ancora a casa, perché ci mette una ventina di minuti per fare effetto, e se io la applico quando sono già in spiaggia mi ustiono. La crema poi devo riapplicarla ogni 2 ore, non devo espormi dalle 11:30 alle 3:30, 4 del pomeriggio. Tutte queste cose non mi sono mai state dette, e onestamente sì, un po' mi fa arrabbiare, perché se mi fosse stata fatta una cultura su questo, se mi fosse stata data un'indicazione, io sicuramente l'avrei seguita, perché ho sempre seguito alla lettera tutto quello che mi hanno detto i medici. Infatti poi ho seguito alla lettera quello che mi ha detto la mia dermatologa, però mi fa un po' arrabbiare, ma soprattutto mi fa un po' strano il fatto che non se ne parli. Io adesso non posso parlare per voi che siete a casa, ditemelo voi nei commenti, specialmente se siete bionde, occhi chiari o avete tanti nei, ma non solo, già solo per il fatto, se avete la carnagione chiara siete dei soggetti tremendamente a rischio, e il fatto che i medici non lo dicano, a meno che non vai proprio da un dermatologo, ma il medico di base non lo dice, almeno per quanto mi riguarda, appunto nessuno mi ha mai menzionato i rischi che correvo. Purtroppo non è una cosa di cui si parla molto, e adesso ad inizio estate ve lo sto dicendo, ma penso che sia anche il momento più consono per farvi capire quanto sia pericoloso esporsi al sole senza protezione e nelle ore
appunto centrali della giornata in cui il sole è più forte. Non pensate però che è importante solo per chi ha la pelle chiara e solo per chi ha tanti nei, perché purtroppo questo tipo di carcinoma o comunque anche il melanoma, che sono dovuti per la maggior parte all'esposizione solare, possono venire anche a chi ha una carnagione più scura. Naturalmente è più raro, ma ragazzi, succede. Ho letto questa notizia recentemente. La comunità medico-scientifica ha stabilito che chi fa anche una sola lampada, ok, un lettino solare, come si chiamano, le lampade, chi si fa anche una sola lampada in tutta la sua vita aumenta il rischio di tumore alla pelle, quindi melanomi e altri tumori cutanei come il carcinoma che ho avuto io, del 20%, anche una sola lampada, mentre se ne facciamo più di una il rischio di sviluppare melanomi e altri tumori cutanei aumenta del 75%, ragazzi. E io ci ho pensato, io una lampada me la sono fatta nella mia vita, avrò avuto 20 anni, è stato tremendo perché mi ha trascinato una mia amica, ma per me è stato tremendo, infatti non l'ho mai rifatto, sentivo proprio la pelle che friggeva, cioè era terribile, è stata un'esperienza terribile e anche claustrofobica, quindi non l'ho mai più rifatto, però adesso collego e penso, cavolo, anche solo una lampada, anche solo quella lampada può aver, non dico causato il mio carcinoma, ma aumentato esponenzialmente la possibilità che mi arrivasse. E poi, soprattutto, prima di conoscere la mia amica che è dermatologa, che mi ha dato tutte le dritte, informarmi sulla salute della pelle, eccetera eccetera, quindi vi sto parlando degli anni delle superiori, ok, quando ero piccola, i danni che facciamo sulla nostra pelle, anche se li facciamo quando eravamo più piccoli e poi ci stiamo attenti, il danno purtroppo rimane, perché la pelle non si rigenera nel tempo, me lo spiegava la dermatologa, io non so spiegarlo bene, ma praticamente una volta che il danno alla pelle è fatto, non se ne va. E che cosa facevo io gli anni delle superiori? Andavo al mare con le mie amiche, che si mettevano ovviamente quasi tutte molto più scure di me di carnagione, ci mettevamo la crema 5, ok? 10, una volta semmai la mettevo e poi non la riapplicavo più. E mi sono presa le mie scottature, anche solo una scottatura so che aumenta il rischio del tumore alla pelle. Insomma, tutto questo per dirvi, ragazzi, che è successo a me, non avrei mai immaginato. Ancora appunto devo realizzare questa cosa, perché ripeto, è una notizia di ieri pomeriggio, ma se è successo a me può purtroppo succedere a chiunque. Quindi quello che ci tenevo a dirvi in questo video è: lo so che è bello avere un po' di abbronzatura, lo so che è quasi impossibile evitare di esporsi al sole, però vi prego, da sorella maggiore ve lo dico, se potete fate in modo, anzi no, se potete fate in modo di non esporvi nelle ore più calde. Applicate sempre la protezione alta, anche per le persone che hanno una carnagione scura va applicata almeno la 30, ragazzi, e poi va riapplicata ogni volta che sudiamo, la protezione se ne va, ogni volta che entriamo in acqua, anche se è waterproof, la protezione se ne va, va riapplicata, è molto molto importante. L'anno scorso mi sono ustionata tutta la schiena e la parte dietro delle gambe facendo snorkeling alle Maldive, ve lo ricorderete probabilmente dai vlog, e adesso se ci ripenso penso quanto sono stata stupida, non solo quella volta ma ogni volta che mi sono scottata, ogni volta quanto sono stata stupida, perché tutte queste cose hanno portato al carcinoma che ho avuto, che ho dovuto togliere. Quindi ci tenevo a fare sensibilizzazione e penso che il periodo inizio estate sia perfetto per dirvi, ragazzi, ragazze, non sottovalutate i danni che il sole e le lampade possono fare. Vi dico una cosa che probabilmente non vi piacerà, ma sono i medici a dirlo: non esiste un'abbronzatura sana. Non prendetevela con me, lo so che andare al mare è meraviglioso, io stessa adoro, ma quando la nostra pelle cambia colore e quindi si abbronza, ok,
significa che ha subito un danno e cambia colore per cercare di proteggersi da quel danno. Quindi non esiste un'abbronzatura sana, perché l'abbronzatura di per sé è la reazione della nostra pelle a un danno che le è stato fatto. Quindi so che va cambiata un po' la mentalità in Italia, per quanto mi riguarda, perché la gente non si rende conto della pericolosità dei raggi solari se non ci proteggiamo bene. Sì, oddio, non lo so, mi viene quasi da piangere, non lo so perché ero così tranquilla quando mi sono messa a filmare questo video, pertanto ho detto tanto l'ho tolto, cioè ok, invece pensando magari a tanti di voi che non si fanno perché me lo scrivete, che io la visita non la faccio mai, lo so che dovrei, però ragazzi, togliete il però, prendete appuntamento dal dermatologo adesso, anche se avete la pelle scura. Oh, scusate, un po' ci sono nuvole, sto filmando con la luce naturale, quindi cambia l'illuminazione, ma credetemi, fate la visita che state aspettando da anni di fare. Fatela, prendete appuntamento, fate la visita dermatologica almeno una volta all'anno per controllare se avete nei, anche se ne avete solo due, credetemi, dovete farla. E soprattutto informatevi sul tema, basta una ricerca su Google, andate a cercare la pericolosità, gli orari in cui ci si può esporre, andate a controllare l'SPF e quale sarebbe l'SPF corretto per voi. Quando vedo SPF 5, 2, 8, mi fa ridere perché praticamente non protegge niente, ragazzi, ok? Quindi almeno un SPF 20, 30. Insomma, noi in Italia sottovalutiamo tantissimo questa cosa, secondo me. Si parla tanto non lo so, del tumore al seno, si parla di tanti tumori, però i tumori alla pelle non vengono mai collegati al fatto dell'abbronzatura, dell'esposizione solare. C'è ancora un sacco di gente che si fa le lampade. Ragazzi, vi prego, informatevi perché su queste cose non si scherza e i tumori alla pelle non sono un gioco. Quindi ve lo posso dire io che l'ho vissuto in prima persona. Quindi penso di aver detto tutto. Promettetemi che vi farete le visite, promettetemi che vi proteggerete la pelle dal sole quest'estate e non solo quest'estate. E non solo in estate, perché ve lo dico spesso, è importante mettere la protezione anche durante l'inverno, perché l'esposizione solare c'è sempre, scusate questa illuminazione che cambia. Quindi penso che questo sia un po' tutto quello che volevo dirvi. Scusatemi se questo video non è stato divertente, come i miei soliti, non vi ho spiegato nulla di make-up, beauty, niente, quindi perdonatemi, ma ci tenevo veramente tantissimo perché siete veramente in tantissimi a seguirmi e quindi per me sensibilizzare su questo tema era importante, un po' come quando vi ho fatto i video sul narcisismo, che vi dicevo, se anche riesco ad aiutare una persona con questo video ne vale la pena. Bene. Il discorso è esattamente lo stesso anche per questo video. Se anche io riesco ad aiutare uno di voi con questo video che va a farsi la visita, che starà più attento, che appunto valeva la pena farlo. Quindi sì, questo è quanto. Non voglio annoiarvi troppo con questo discorso. Ripeto, io sto bene, l'ho tolto, adesso devo solo fare la visita una volta all'anno che già facevo, quindi non mi cambia niente. Sto benissimo, però diciamo che l'ho scampata bella, possiamo dire così. Meno male che ho un'amica dermatologa che mi controlla sempre, altra cosa, l'universo mi aiuta sempre, quindi non vi preoccupate perché appunto io sto bene, ma è un tema su cui davvero bisognerebbe soffermarsi di più in Italia e anche questo tipo di tumore se ne dovrebbe parlare di più. Quindi, mia family, questo è quanto per il video di oggi. Vi mando un bacio enorme. Siete pronti al nostro abbraccio come al solito? Venite qua che vi abbraccio forte, forte, forte. E noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!